Quando il campionato chiama, la Roma risponde. Quando la Champions chiama, la Roma alterna. Salve a tutti, ragazzi, e bentornati qui sul mio canale per questo 57esimo episodio di questa carriera incredibile con la Roma. Siamo tornati oggi con la voglia di far bene, la voglia di riscattarci vista la sconfitta di Champions League contro il Marsiglia dello scorso episodio, ma più che altro dobbiamo continuare così, almeno per quello che riguarda il campionato, perché giocheremo con Empoli e Fiorentina in questo episodio, quindi due sfide che sulla carta ci vedono comunque favoriti, nonostante la Fiorentina sia parecchio su in campionato. Anche il prossimo sarà un episodio abbastanza interessante, ma intanto pensiamo a questo perché affronteremo anche il Leverkusen in trasferta dopo il 4-3 messo a segno allo Stadio Olimpico qualche settimana fa. Insomma, fu la partita più bella, come sapete, secondo me, insomma, di questa carriera, e quindi sicuramente sarà una gran partita anche al ritorno, ma noi dovremo cercare soprattutto di non perdere, anche se vincere sarebbe fondamentale per mettere una seria ipoteca sul discorso qualificazione almeno, e poi vedremo anche per quello che sarà il primo posto. Come avete visto, la Fiorentina appunto è seconda in classifica, pari merito con la Juventus. Quindi sarà uno scontro diretto. Prima giocheremo con l'Empoli in casa e non dovremo fare assolutamente passi falsi perché comunque sarà importante mantenere questa distanza dalle avversarie in campionato, almeno in questa fase in cui dobbiamo concentrarci in Champions. Una volta che saremo sicuri di passare agli ottavi di Champions, allora qualche passo falso, che comunque non ci dovrebbe mai essere, probabilmente potrebbe anche essere perdonato. È una Roma bellissima, una delle più belle mai viste sicuramente, e sicuramente la più bella di questa carriera. Ma è una Roma che deve anche essere continua, e lo sta essendo, anche se l'italiano non è bellissimo, in questo inizio di campionato. Deve continuarlo ad essere però, perché sappiamo che l'arma della vittoria è sempre essere continui, e soprattutto in campionato. Dato che l'anno scorso non siamo riusciti ad esserlo in lungo e in largo, quest'anno dovremo riuscirci poi anche in Champions, ma quello è un altro discorso. Roma-Empoli, dodicesima giornata di campionato, una sfida che sulla carta ci vede strafavoriti, ma sappiamo che poi non è mai così nel calcio. Quindi è tutto pronto con la Roma che batte. Roma-Empoli ha inizio adesso e sarà importantissimo trovare altri 3 punti stasera. Trova Nainggolan con Bacca che si fa vedere. C'è anche Aubameyang a destra, Salah che parte. Il lancio è proprio per l'egiziano che riesce a metterla giù. Salah al centro per Aubameyang che manca il pallone. Non arrivano né Bacca né Ronaldo. Il primo squillo della Roma è immediato. Sarà rimessa dal fondo. Buyuk con De Rossi che lo va a chiudere sull'esterno. Ancora Buyuk vince un contrasto. Riesce a crossare, esce Scuffet coi pugni, però non si fida della presa. La palla torna sulla sinistra. De Rossi di testa, l'assist però involontario per Saponara. Scuffet risponde presente alla prima da titolare in questa stagione. Quindi Hook all'indietro. Luisè. Ancora Aubameyang che toglie il pallone. Attenzione a Pierre che va con il destro. Aubameyang! È tutto facile per lui. Ennesimo centro stagionale. Roma 1, Empoli 0. Sincero, ci serve l'aiuto della grafica perché non ricordo a quanto è arrivato Aubameyang, che qui riesce a calciare di collo esterno. È tutto troppo facile per lui e la Roma passa alla mezz'ora. Aubameyang vuole ripartire la Roma con Pierre. Con calma Aubameyang, prova a tenere di fisico. Tiene di fisico, finisce per terra e calcio di punizione per la Roma. È praticamente impossibile togliere il pallone al nazionale Gabon. E adesso Ronaldo al 45esimo, da lontanissimo, può riprovare un colpo che conosciamo bene sul calcio di punizione. Vediamo il portoghese. Parte Ronaldo sul fondo di un nulla. 12 partite praticamente sono tantissime, 7 vittorie. Attenzione intanto a Nainggolan dentro per Bacca. 7 vittorie poi di fila sarebbero. Attenzione a Bacca ancora che attacca. Bacca in bocca a Pelagotti che in due tempi blocca. Un regalo secondo me qui di Carlos che poteva e doveva soprattutto calciare meglio. Stavo dicendo, sono tante 7 vittorie. La Roma ovviamente le ha già messe a segno, anche più di 7 se è per questo. Ma non di fila, e questa sarebbe la settima di fila, non è mai successo nella gestione Marconi. Dentro da Bacca con Salah che scatta a destra, bellissima palla di Bacca da fermo. È bello anche il controllo di Mohamed che rientra, poi perde l'attimo però per saltare l'uomo e Lusier ne approfitta. Con De Rossi in pressione, bravo Daniele, ottima giocata del capitano che riesce a tenere palla. Ancora De Rossi, lascia partire il cross, mano e calcio di punizione. Questa è la Roma che ci piace. Questa è l'aggressività che ci piace. Prima Aubameyang nel primo tempo, adesso De Rossi anche. Se non mi dimentico queste parti, ve le lascio nel video per farvi capire proprio che concentrazione c'è da parte dei nostri ragazzi, che riescono anche nelle mezze palle, nelle palle che sembrano perse, a guadagnarci qualcosa. Qui De Rossi ottiene il massimo. E allora ancora Salah. Il pallone a girare, proprio verso De Rossi che la manca. Aubameyang rischia autogol e poi calcio d'angolo.
Emerson, ancora Ronaldo largo con la punta. Emerson che anche subito fallo. Rientra il portoghese che arriva anche in zona tiro. Va dentro ancora Emerson, servito Emerson, calcia malissimo. Lui che il primo gol in Serie A l'ha segnato proprio all'Empoli nella passata stagione. Si resta 1-0. Adesso Buccia dentro da Bujuk. Attenzione all'Empoli, ancora Bujuk. Lascia partire il cross per Hook. Scuffette col miracolo. Cosa ha preso Scuffette su Hook? Intervento incredibile sul colpo di testa. Il pallone era quasi entrato, veramente sulla linea Scuffette, sulla linea piena, l'ha tolta dalla porta. Il miracolo di Scuffette che tiene avanti la Roma. C'è Laurini, può giocarla dentro. Laurini a traversone. Fuori gioco. Fuori gioco, ma non la spero, si è fatto male. Non so se avete visto anche voi, al momento del traversone, il cerottino su Manolas. Sarebbe stata una beffa incredibile questa. Intanto vediamo il Manolas qui involontariamente fa il fuorigioco, perché non riesce più, non guardate, poi interrompono i replay. Manolas però si rifiuta di andare a pressare l'uomo perché si fa male. E qui non ci comunicano nulla. Fortunatamente è fuori gioco. Eccolo lì, il fortuno di Manolas. Sarebbe un brutto colpo. Ora il lancio verso Maximen di testa per Bacca, che riesce a metterla giù. Attenzione a Bacca che deve tenere. Bacca tiene, ancora lui. Poi l'apertura per Odegaard che è larghissimo. Arriva anche con un po' di ritardo sul pallone. Odegaard dà un'occhiata al centro per Maximen. È finita! Ha vinto la Roma con il gol di Saint Maximen. 2-0 al 91esimo. Ghiaccio sulla partita. È finita qui. È finita qui con la Roma che merita comunque questo risultato, con il gol proprio di Maximen. L'ho detto, l'ho chiamato appena entrato in campo, dato che sostituisce per, dato che ha sostituito comunque per gli ultimi minuti uno come Aubameyang, che di gol quest'anno ne sta segnando praticamente uno a partita. E qui si smarca bene e stacca perfettamente. Partita in cassaforte, nonostante qualche brivido, nonostante molti errori sotto porta, ma ne siamo ormai abituati, anche oggi senza subire gol. E Roma che riesce a vincere una partita molto importante. Infatti c'è anche il triplice fischio con la Roma che vince 2-0 dopo il 3-0 della passata stagione, con una partita che sicuramente, nonostante i gol che sono di meno, è più positiva rispetto a quella dell'anno scorso, che fu la seconda di campionato se non ricordo male. E la Roma comunque soffrì per i primi 70 minuti, poi solo un gol di Pjanic sbloccò la partita. Detto questo, sono soddisfattissimo della nostra Roma, perché continuiamo sempre ad aumentare soprattutto l'intesa tra di noi. Gran partita anche oggi, e adesso sicuramente non potevamo presentarci in maniera migliore alla partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen di questa settimana, di martedì sera, soprattutto dal punto di vista del morale, anche se in Champions, come vedete, la situazione del girone è sempre molto delicata. Comunque Depay è preoccupato, adesso cercheremo di capire perché, ma lo possiamo immaginare, mentre è infatti perché gioca poco secondo lui. Secondo me invece gioca il giusto e fa tantissimo, perché sta facendo molto bene. Comunque sono contento che voglia giocare di più, questo significa che si sente comunque integrato in rosa. Mentre Emerson ci ringrazia, dato che lui l'ha giocata la partita contro l'Empoli per 93 minuti. Andiamo a Leverkusen, andiamo alla Bayer Arena per battere la prima del girone, come abbiamo fatto all'Olimpico 2 settimane fa. Sarà importantissimo, ma penso sarà anche legittima questa eventuale vittoria, perché dobbiamo dimostrare che ci meritiamo il passaggio del girone. Trova il corridoio per servire ancora Donati. Attacca il giocatore italiano, al centro però non c'è nessuno. Il cross è arretrato per Chicharito Hernandez, che stacca. Dragowski è perfetto nella presa, come è stato perfetto il messicano a saltare. Qui poi Nainggolan nello spazio riesce a passare, manda Aubameyang. Attenzione che è subito scoperto il Leverkusen. Aubameyang prova subito, Pierre-Emerick Aubameyang, la Roma in vantaggio, sempre con lui, solo con lui. Come all'andata segna Leverkusen, e questa volta ha fatto tutto benissimo, ripartendo in contropiede della Roma sempre all'inizio. Abbiamo segnato dopo 4 minuti 2 settimane fa, abbiamo segnato dopo 5 minuti adesso con un contropiede incredibile sull'asse Nainggolan Aubameyang, e poi il destro dal limite imprendibile per Leno. Bayer Leverkusen 0 Roma 1, ma è ancora lunga e quindi stiamo concentrati. Prova l'assedio Leverkusen, il cross che arriva, Dragowski con i pugni.
Poi Ronaldo prova il palleggio, qui in uscita rischia un po', ma Nainggolan ci mette il piede come al solito. Riparte l'arma veloce con Ronaldo, dentro dopo Aubameyang. Adesso dobbiamo unirli, ora che sono scoperti in contropiede. E allora Aubameyang si accentra e guarda Kanté. Ecco il cross che arriva, lungo per Kanté, Dobrak mette fuori. E Rangnick vuole ripartire per il Leverkusen. Bellarabi, Çalhanoğlu, in verticale ancora per Cicharito. Si accentra su Manolas, dalla parte opposta Anderson è solo. Campbell non lo vede nessuno e qui sbagliano anche loro. Rangnick ha saltato Magir, ancora Rangnick, lascia partire il cross, Dragoschi sicuro. Poi però sbaglia tutto, attenzione a Leverkusen, Cicharito! Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Non me lo spiego, non me lo spiego come sia possibile. Ha pareggiato il Leverkusen, così no, perché se io carico tutto il rinvio, tu non la dai lì, tu servi Ronaldo, tu servi Ronaldo. E invece, invece prendiamo un gol che è la fotocopia di quello preso contro il PAOK e sciupiamo, sciupiamo 38 minuti perfetti. Ora Kanté va dentro Aubameyang, attenzione, scoperti Leverkusen, Aubameyang! Torniamo subito in vantaggio con Aubameyang, la doppietta del giocatore del Gabon, ma incredibile, è veramente incredibile, ci abbiamo messo un minuto a tornare avanti. Grandissima palla di Kanté dentro per Aubameyang, e poi è freddissimo di fronte a Leno come al solito, il nostro bomber che fa 2-1, che ci riporta in vantaggio, il quinto centro in Champions League. In quante? In 5 partite. Poi Dobrak la tiene, torna da Leno. Il rinvio corto per campo, Aubameyang è lì, occhio poi a De Rossi, prova De Rossi! Leno cosa ha preso? Cosa ha preso Leno su Daniele? E poi anche l'ultimo atto del primo tempo, 2-1 per la Roma, una partita strana, come strana era quella dell'andata. 2-1 con la Roma che torna subito in vantaggio dopo il pareggio del Leverkusen, è sicuramente il risultato più giusto. Intanto qui qualcosa da dire tra Aubameyang e Çalhanoğlu. Sicuramente il risultato più giusto, perché finire 1-1 con quell'ingenuità clamorosa di Dragoschi non mi stava bene. Da evitare queste cose, perché col PAOK è costata cara un'ingenuità del genere che ci ha condizionato una partita intera. Stasera non sta costando perché noi siamo perfetti, stiamo giocando una partita perfetta ed è merito ovviamente nostro. Sull'altro campo invece il PAOK sta pareggiando col Marsiglia e direi che è tutto perfetto per il momento. Ma è preso in controtempo Memphis, troppo morbido il tocco di Ale. Poi qui Manolas sbaglia la diagonale, allora Cicharito, Cicharito con De Rossi, no, no, attenzione, poi De Rossi era anche ammonito, e quindi De Rossi probabilmente andrà sotto la doccia se prende il secondo giallo, ma è palla piena, fortunatamente non ci sono conseguenze per Daniele, ma non c'era neanche fallo ragazzi, è calcio di rigore per il Leverkusen completamente regalato. De Rossi è rimasto in campo, almeno questo. Intanto parte Hernandez, traversa il gol, 2-2. Il pareggio da parte di Cicharito, 2-2, ancora Leverkusen in gol. E questo però è praticamente il secondo tiro che ci fanno in porta. E quindi brucia un po'. Torniamo all'attacco e andiamo a vincere. Pallone in angolo anche, allarga per Depay. Attenzione a Memphis, inventa di qualcosa. Parte l'olandese che rientra, si infila Depay, fino in fondo, Depay a terra. Calcio di rigore, calcio di rigore. Inventa di qualcosa Memphis. Lo squillo del 10. E allora calcio di rigore, cartellino giallo per Benish. E Roma che ha la possibilità di tornare in vantaggio. Nainggolan non ci sta, Nainggolan voleva il rosso. Forse è un po' esagerato il rosso, dai. Forse è un po' esagerato il rosso, sicuramente. Non capisco le proteste da parte di Benish, perché il rigore è sacrosanto, rivediamo qui. E questo è il rigore grosso come una casa, soprattutto dopo quello che gli hanno fischiato a loro 5 minuti fa. Non capisco le proteste. Aubameyang parte col destro e Fonte a 2, tripletta di Aubameyang che spiazza Leno e la Roma torna in vantaggio, 3-2 alla Bayern Arena. È un gol molto importante questo, ma è una partita bellissima come quella di 2 settimane fa. E adesso però speriamo di non dover segnare un altro gol, perché ce ne fanno un altro loro, perché a me starebbe bene anche il 3-2, magari ti facciamone un altro per stare più tranquilli. Bellarabi, poi pallone dentro, posizione regolare per Özuntan, va l'assist Dragoschi e calcio d'angolo. Che parata ha fatto Dragoschi ragazzi, non ci credo. E calcio d'angolo per Leverkusen che continua a spingere, e qui salirà sicuramente anche Leno.
per l'ultima battuta, per una delle ultime battute. Eccolo qui, il portiere del Bayer Leverkusen, che adesso però ovviamente lascia la porta vuota, e quindi speriamo di riuscire a ripartire. Il cross di Bellarabi proprio verso Leno, con Ronaldo che stacca, ancora però Bellarabi può rimettere dentro, lo va a prendere Scerni. Bellarabi lo salta però, ancora Bellarabi che si accentra. Occhio a Florenzi, poi il tiro deviato, palla per Ozzunali, ancora lui, Ozzunali all'indietro, Aranguiz non lo libera nessuno, poi Toprak si gira dentro, palo, ma Dragoschi l'ha presa! Era fuori gioco anche questo, niente, ogni volta risulta Dragoschi è proprio sfortunato comunque ragazzi, perché ha fatto due miracoli entrambi in fuori gioco, ma guardate che parata ha fatto anche qui. Eh no, non lo vedete perché i replay ce l'hanno interrotto. Con calma, Dragoschi a rinvio. Game over! Come due settimane fa, una bellissima partita, ha vinto la Roma 3-2 alla Bayer Arena e ci hanno provato in tutti i modi a rubarcela sta partita, ma abbiamo vinto lo stesso e battiamo la prima del girone, forse torniamo primi nel girone perché il PAOK stava tenendo sull'1-1 45 minuti fa il Marsiglia, adesso lo andiamo a vedere e capiamo quale sarà il nostro destino per gli ultimi 90 minuti che saranno proprio contro la squadra greca. Alla fine ha vinto il Marsiglia sul campo del PAOK. Il risultato comunque ci sta per quelle che sono le potenzialità delle due squadre. Anzi, il PAOK comunque è riuscito a mettere in difficoltà più del previsto il Marsiglia. Guardare questa classifica, ragazzi, mi fa sorridere perché sembra un po' la Bundesliga adesso. La Roma seconda, a meno uno dal Marsiglia. Marsiglia che si scontrerà con il Bayer Leverkusen, che secondo me è superiore nel prossimo turno, gli ultimi 90 minuti, e il PAOK affronterà noi allo Stadio Olimpico, e quindi venite che vi aspettiamo al varco, ma ovviamente lo vedrete nel prossimo episodio. Negli ultimi 90 minuti può succedere di tutto, perché a parte il PAOK che sicuramente non ha la possibilità neanche di qualificarsi per l'Europa League, le prime tre possono passare tutte e contemporaneamente forse il Marsiglia non può, il Marsiglia sicuramente passa, non si sa se prima o seconda, il Leverkusen e la Roma possono ancora passare come prima, seconda o terza, e quindi di conseguenza non passare se arrivano terze, mi pare anche giusto. Direi a questo punto, dato che comunque ci siamo sforzati, Leverkusen comunque ci porta via parecchie energie, di sospenderlo qui l'episodio. La Fiorentina, il Milan, il PAOK e anche l'Inter nel prossimo episodio. Ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Arriviamo, non so, almeno a 500, tanto ci arriviamo tranquillamente per questo episodio. Di solito non vi chiedo mai like, però vedo che comunque siete sempre di più e quindi voglio anche regolarmi a quanti possiamo arrivare e avere delle risposte da parte vostra, perché in questo periodo, ragazzi, stiamo crescendo veramente a dismisura e vi ringrazio. Io ovviamente vi do appuntamento ai prossimi video e anche ai prossimi episodi di questa magnifica carriera. Noi ci becchiamo appunto con i prossimi video, passate qui sotto in descrizione per tutti i link e social. Bella raga, inizia novembre e torna la Champions in uno stadio che non ha bisogno di presentazioni, il Velodrome di Marsiglia, dove l'Olympique affronta la Roma